Ciao a tutti da Daniele, MotorPep EICMA 2023, mi trovo nello stand CF Moto dove sono stati presentati dei prototipi, ma invece questa è una versione definitiva della nuova MT450. MT è la sigla che definisce multiterrain, diciamo, quindi un utilizzo in questo caso più enduristico, più off-road rispetto alla stradale MT650. La piattaforma è la stessa della SR450 e dell'NK450, l'ottimo bicilindrico parallelo fronte marcia che in questo caso ha qualche cavallo in meno, sono 44 rispetto ai 48 dichiarati della Naked e della Sportiva, magari è per avere anche un'erogazione un po' più morbida per l'off-road. Cerchio anteriore da 21 pollici a raggi tubeless, disco con pinza ad attacco radiale, monodisco all'anteriore e ruota posteriore sempre tubeless da 18 pollici. Gomma tassellata proprio perché questa moto nasce per off-road, ma l'impostazione di guida, il comfort della sella la rendono anche una tuttofare per l'utilizzo quotidiano. L'altezza dichiarata della sella è piuttosto bassa, sono 82 cm. Adesso andarla a vedere è fuorviante perché dietro c'è il cavalletto posteriore per cui la moto è parecchio rialzata. Però è regolabile su due altezze, 82 o 80 cm, per cui chi cerca una moto col cerchio da 21, 80 cm di serie della moto come esce dalla casa è davvero un'altezza imbattibile. Completa come su tutte le altre 450 la strumentazione che prevede la possibilità di entrare nel menu da questo pratico comando a sinistra. L'ABS è appunto su on e off perché si può disinserire sulla ruota posteriore per l'off-road e anche il traction control sulla ruota posteriore si può disattivare direttamente dallo strumento. È possibile collegare il cellulare, dobbiamo capire ancora anche noi quando avremo poi la moto in concessionaria, vedremo se effettivamente farà da navigatore tutte quelle che sono le funzioni, ma sicuramente via Bluetooth oppure inquadrando il QR code tramite l'app si può interfacciare con la moto. Sospensioni a steli rovesciati, regolabile in tensione e compressione, è una moto che riprende lo stile dell'MT 800 ma cambia il fanale che è sempre a LED, ma il gruppo ottico è inedito, sono due fanali sovrapposti con la luce di posizione centrale. I paramani dovrebbero essere di serie, come anche la protezione paratelaio, dovrebbe essere un accessorio invece il faretto a LED, come anche la borsa serbatoio e le valigie laterali. Dicevo della sella che è molto comoda perché c'è tanta imbottitura, quindi si può, ed è bella stretta, si può eventualmente abbassare ulteriormente oltre gli 80 cm andando a farla scendere ancora di più, ma così il comfort è davvero ottimo. Anche l'impostazione di guida bisognerà verificare poi in fuoristrada, ma è una tuttofare questa, è un compromesso che può essere una scelta come seconda moto per chi vuole un motore bicilindrico, quindi fluido, bello, poco impegnativo ma comunque piacevole per fare anche un po' di fuoristrada, ma può anche essere una moto da tutti i giorni perché il motore consuma poco, va molto bene, la posizione di guida è comoda, appunto il vetro regolabile, per cui si pone in una fascia anche di prezzo che dovrebbe essere interessante e fare concorrenza ai Himalaya, insomma quel tipo di moto. Il prezzo dovrebbe essere intorno ai 6.000 euro, non lo sappiamo ancora, dovrebbe arrivare in concessionaria a inizio 2024. Dovrebbe arrivare in questa unica colorazione blu che ricorda anche la CLX 700 Adventure, è un po' la stessa grafica con il parafango anteriore. La moto dal vivo è molto bella, anche la marmitta per il passeggero, c'è tanto spazio, il terminale non dovrebbe scaldare troppo, c'è anche la protezione paracalore ed è comoda anche in due. Vi aspettiamo in concessionaria MotorPep, concessionario ufficiale CF Moto alle porte di Milano. Un saluto da Daniele, ciao!